che a loro volta si allargano, cerca la verticalizzazione, attenzione alla velocità di Di Massimo, in area, Di Massimo, Di Massimo, Di Massimo, il pallone dentro, il gol del vantaggio con Cirni Goi, la Samb sblocca il derby, qualche scintilla anche tra i due, parte Rapisarda, dentro il pallone per Cirni Goi, più veloce di Gatti, Cirni Goi dentro e l'autogol clamoroso di Di Sabatino, con cui la Samb si riporta in vantaggio. Panaioli, a destra si è aperto Orlando, la palla dentro ancora per Cirni Goi che lascia Frediani, controllo un po' difettoso, alla fine ancora però Frediani sul pallone, Frediani dentro, Orlando la chiude, Francesco Orlando. C'è arrivata da calcio d'angolo, tanto Genonese, dentro per Orlando, dentro l'area c'era Pisarda, numero di Orlando che scodella con il destro, al limite per Di Massimo! L'1-1 della Samb Benedettese. Ancora da Pisarda, vediamo se prova un altro traversone, qui la chiusura di Balestrero che poi evita l'angolo, però rischia tantissimo, Cirni Goi! Il pareggio della Samb al settimo della ripresa, il primo gol del rossoblù a Riviera delle Palme, lo firma Jacopo Cirni Goi. Trillo, profondità per Frediani, contro Tazza, rischia tantissimo, Frediani tutto regolare, Frediani calcia! Frediani 2-1 Samb a 5 dalla fine, i rossoblù passano in vantaggio. Miceli in anticipo su Cognini, palla spizzata di testa, palla per Cirni Goi, Cirni Goi contro la mossa, andiamo a dare il gol, Cirni Goi. Rischiato di farsi anticipare dall'inserimento di Berna, poi in profondità subito per Di Massimo, sbaglia tutto qui il Modena, Di Massimo a tu per tu, Di Massimo con il destro dentro, il vantaggio della Samb al 17esimo con il secondo gol in campionato di Alessio Di Massimo. Pisarda con Pizzetti, c'è battuto il corner, Piscardo messo in mezzo sul secondo palo di testa, spinge la Pisarda e c'è il vantaggio della Samb con il capitano Francesco La Pisarda. Si coordina Di Massimo per il traversone sul secondo palo di auto questa volta, arriva prima di tutti, poi Angiulli con il destro e il gol di Angiulli che ci avanza il pallone, lo schiaccia a terra, c'è una deviazione, c'è il bacio al palo e il 2-0 della Samb. Palla in mezzo all'area, colpo di testa di Miceli, il 3-1 della Samb che insacca con gol numero 6. Ancora Di Massimo, se ne va in mezzo all'area di rigore, la finta poi sul mancino, vuole metterlo in mezzo, c'è un rigore, ci arriva, c'è Volpicelli, la Samb la pareggia subito con il primo gol in maglia rossoblu, Emilio Volpicelli. Volpicelli sulla destra, ancora Volpicelli, se la porta sul destro, il pallone in mezzo, la parata di Spurio, poi il destro da parte di Frediani e c'è il vantaggio della Samb. Va a morire Cirni Goi, c'è Alessio Di Massimo, se la porta sul destro Di Massimo, la conclusione, la respinta di Spurio, poi il sinistro, sempre di Frediani, ancora Marco Frediani, 2-0 Samb. Con il mancino sul primo palo, il colpo di testa e il pareggio di Jacopo Cirni Goi. Il pallone proprio per Cirni Goi, altro colpo di testa, la fotocopia del primo gol della Samb, raddoppia ancora Jacopo Cirni Goi, Samb 2, Piacenza 1. Il tocco di Di Massimo, forse il primo gol della sua partita, Gemignani però ci mette una pezza, vuole andare da solo contro Sesto, ancora Gemignani, gran dribbling, Gemignani in mezzo per Cirni Goi, la palla che rimane lì, arriva il gol della Samb che fa 3-1, ancora Jacopo Cirni Goi, Samb 3, Piacenza 1. Il lungo, il più lontano possibile e trova anche Cirni Goi in posizione regolare, Cirni Goi in area rigore, Cirni Goi ne fa 4, Jacopo Cirni Goi. Genonese con Frediani, il gol da parte di Orlando. Poi la traversone in mezzo per Di Massimo di testa, torna e segna subito Alessio Di Massimo. Da Frediani Di Massimo, 1-2, Frediani in area di rigore, Frediani se la sposta sul destro, vuole calciare Marco Frediani, fa 2-0, cerca di Frediani, anticipato Giulio, calcia, passo contatto per Frediani, eccolo qua, Frediani, proprio sotto la curva nord. Ancora Volpicelli, vuole il sinistro, ci pensa, lo fa partire, eccolo qua, Emilio Volpicelli, 2-0.
colpo di testa e il vantaggio della San Benedettese con il gol del capitano. Può regolare, si può continuare con Volpicelli che serve Di Massimo. Di Massimo salta al portiere, Di Massimo! Ancora una volta! Sulla sinistra, il suo controllo. Duello con la se Gemignani è più veloce, lo prova a dimostrare, Gemignani se ne va, può metterle in mezzo per Cernigoi, torna il gol 64 giorni dopo. Veronese, Volpicelli, palla a rientrare sul secondo, il colpo di testa, la traversa e poi Cernigoi porta il vantaggio alla Samb dopo 4 minuti sulla traversa, il più lesto di tutti. Piazzato, batte proprio Volpicelli col mancino dalle parti di Offredi, il colpo di testa di Di Pasquale ed è 2-0 della Samb. Poche conclusioni della Samb, brutta prestazione, Cernigoi, pallone che passa per Di Massimo, di testa da Volpicelli, il pareggio della Samb con Emilio Volpicelli. Da dentro, attenzione, in area di rigore, col sinistro, palla che passa sotto porta, la rete, il pareggio della Samb Benedettese. Porta la firma di Grandolfo per Volpicelli, si butta in avanti Frediani, Volpicelli taglia da solo in mezzo al campo, però sul secondo pallo Micelli, la palla che rimane lì dentro.